nella preziosa cornice del Teatro Savoia di Campobasso e l'inno di Mameli ad aprire la tavola rotonda organizzata in occasione della celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Una giornata per ricordare il sacrificio di 650.000 caduti militari e circa 600.000 vittime civili. È un invito alla memoria che si rivolge principalmente alle giovani generazioni. Un evento realizzato unitamente alle associazioni combattentistiche e d'arma in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, dell'Università degli Studi del Molise e del Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso. A sottolineare l'importanza del ricordo il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Gioacchino Alfano. Ricordi terribili ma con un risultato straordinario, perché lì si è dimostrato che siamo un paese unito che nei momenti difficili sa fare grossi sacrifici. All'epoca erano veramente sacrifici dolorosi per quelli che sono caduti, per i feriti e per le famiglie. Quindi oggi qui a Campobasso si ricorda questo, un sacrificio che non è stato perso. Speriamo che questo può diventare un messaggio per il futuro. Noi andiamo incontro a un momento difficile dove la sicurezza del paese viene inquinata e viene alimentata da fatti molto molto difficili da gestire come il terrorismo, e quindi mai più di oggi bisogna ricordare questi uomini e queste donne che hanno dato la vita 100 anni fa, però con la prospettiva di non fermarsi mai. Bisogna essere uniti, bisogna essere convinti che la libertà va difesa senza se e senza ma. E da questa bella città, in una bella giornata, questo messaggio credo sia il più chiaro e bello possibile. Le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale sono iniziate di primo mattino con la Santa Messa al Monumento dei Caduti, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni. Ricordare una data storicamente dolorosa per la nostra storia, come l'ingresso nella Prima Guerra Mondiale dell'Italia, vuol dire anche riflettere profondamente e far sì che simili tragedie non accadano più, ha commentato l'onorevole Laura Venitelli. In ognuno dei 136 borghi del Molise c'è un cippo che riporta i nomi dei caduti della Grande Guerra, oltre 5.000, per lo più contadini che conoscevano solo il proprio dialetto, mandati a morire sul Monte Grappa o lungo la linea del Piave, ha sottolineato il vicepresidente della Giunta regionale Michele Petraroia. Ad un secolo dalla fine della guerra di posizione, precisa il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, mi auguro che simili conflitti non abbiano più a ripetersi e che la scuola, come la politica, trovino le giuste misure per descriverne le atrocità e prevenirne le conseguenze.